Buon pomeriggio, benvenuti a tutti al nostro telegiornale. Apriamo questa edizione con un tema che interessa naturalmente e preoccupa anche la nostra regione, quello della siccità, e per fare il punto ci colleghiamo proprio con Rachele Campi che si trova a Firenze e stamattina appunto ha sentito Coldiretti, ma non solo. Insomma, Rachele, raccontaci tu. Allora, posso raccontarti intanto la questione siccità partendo da un dato, è il dato della vendemmia. In modo particolare la vendemmia quest'anno è anticipata, c'è un'ottima qualità, ma la resa è inferiore del 10% rispetto agli anni precedenti. Questo quindi ci fa capire un po' quello che è il quadro su tutto il territorio. Abbiamo sentito questa mattina il direttore di Coldiretti Toscana, Angelo Corsetti, che ci ha detto che la situazione è gravissima su tutti i territori, la siccità non ha fatto sconti a nessuno. Vi abbiamo citato la questione dei vigneti, ma la siccità influisce moltissimo anche sui frutteti e sugli uliveti. Questa mattina c'è stato un incontro tra Corsetti, quindi tra Coldiretti Toscana e la Regione Toscana con il presidente Eugenio Giani, per fare un po' il punto, per capire quali sono diciamo le dinamiche che dovranno essere messe in campo appunto per evitare che la siccità faccia ulteriori danni. E sicuramente una cosa da approfondire, un tema da approfondire è quello degli invasi, cioè di quegli scavi che poi vengono riempiti dall'acqua piovana e che servono poi agli agricoltori poi per poterne usufruire di quell'acqua in caso appunto di carenza idrica. Abbiamo sentito anche il presidente Eugenio Giani. Ci ha detto che comunque l'interesse per questo tema, dal momento in cui comunque le temperature non stanno diminuendo e quindi dobbiamo fare veramente riferimento al problema dei cambiamenti climatici, è quello di mettere in campo una trentina di invasi e in alcuni casi di ripristinarli. Chiedo alla regia per favore di mandare l'intervista che abbiamo realizzato al direttore della Coldiretti Corsetti e ti restituisco la linea. La situazione sul Palazzo è una situazione gravissima. Noi ci troviamo di fronte a tutto il territorio regionale che è stato ormai di emergenza per la siccità. Abbiamo fatto segnalazioni ad Artea, credo che abbiano chiuso in questi giorni, quindi adesso stamattina probabilmente avremo i risultati delle segnalazioni che abbiamo avuto. Però abbiamo visto moltissime coltivazioni che sono state sostanzialmente azzerate, la frutta, abbiamo testimoniato molto spesso che la frutta non è riuscita ad avere una situazione naturale nell'accrescimento, però c'è stata una sofferenza sull'acqua, abbiamo visto fiumi in secca e conseguentemente bassissima capacità di irrigare e di recuperare l'acqua per irrigare. Anche sugli olivi abbiamo avuto una sofferenza e quindi ci si deve porre il problema di come strategicamente affrontare i prossimi anni. Sulla questione invase, c'è un progetto anche di recuperarli in parte e anche di crearne di nuovi? Quando noi abbiamo incontrato il Presidente Giani il 28 giugno abbiamo chiesto e ottenuto, per questo lo ringraziamo insieme alla Saccardi e alla Monni, un tavolo dove ragionare su come semplificare. Semplificare cosa? La parola semplificazione è usata da tutti, poi adesso entriamo in campagna elettorale lo sarà ancora di più. Però ci sono delle cose che si possono fare, noi abbiamo già la presenza di migliaia e migliaia di bacini che nel corso del tempo le imprese agricole non hanno più utilizzato per un problema di sedimenti, di collocazione di sedimenti, il sedimento magari rischia di essere un rifiuto speciale, quindi con dei costi particolari. Va attenzionata la legge 64 che è del 2009 e con le giuste correzioni riusciremo a recuperare una parte di questi bacini che già esistono e poi chiediamo per la realizzazione di quelli nuovi che ci siano tempi certi anche rispetto alle norme. Noi non dobbiamo, diciamo così, azzerare tutte le norme sulla sicurezza, ci mancherebbe, però i tempi per le autorizzazioni dobbiamo cercare di accorciarli. Questa mattina sarà il momento per parlarne e siamo positivi da questo punto di vista perché abbiamo visto un interesse fortissimo del Presidente e degli assessori competenti. Vediamo allora qual è la situazione degli invasi già esistenti, perché se vanno ancora bene, insomma, la situazione è sotto controllo per quelli grandi, soffrono invece quelli più piccoli.
Anche luglio è stato un mese in cui praticamente non ci sono state piogge e la situazione rispetto all'inizio del mese precedente è peggiorata. A fare il punto sulla situazione della siccità in Toscana è Isabella Bonamini, dirigente del settore risorse idrica dell'autorità di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale, che non esita a definire alto il grado di severità. Per fortuna gli invasi grossi stanno ancora abbastanza bene, Bilancino a Firenze ha più dell'85% del volume disponibile, anche se si sta scaricando più degli anni scorsi. Per fortuna, dice ancora Bonamini, si partiva da volumi alti e abbiamo quindi un tesoretto che ci consente di arrivare a fine ottobre senza problemi. Qualche segnale di preoccupazione invece per Montedoglio nell'Aretino, mentre il lago di Massaciuccoli in provincia di Lucca ora è a meno 44 ed ha già superato la soglia di meno 30, che è quella per cui scattano restrizioni. Per il lago di Chiusi invece è già bloccato l'uso diverso dal potabile. E a soffrire per questa situazione di siccità sono anche i frutti di bosco. A soffrire per il caldo e per le grandinate improvvise sono anche i frutti di bosco, una delle eccellenze della montagna pistoiese, con una stima di calo produttivo che può arrivare al 40%, e la siccità di questi mesi si incastra in una fase difficile per la raccolta di mirtilli, ribes, fragoline e lamponi. Così Coldiretti Pistoia, spiegando che in montagna lentamente ma costantemente sta aumentando la superficie, almeno 8 gli ettari già attrezzati, dove i frutti di bosco sono coltivati dai produttori agricoli professionali, prevalentemente con metodo biologico, irrigati alla bisogna anche con sistemi goccia a goccia e protetti dai cinghiali. Il periodo di raccolta, a seconda dei frutti, spiega Fabio Bizzarri, produttore della rete Coldiretti Campagna Amica, va da metà giugno fino ad ottobre. La quantità di frutti selvatici è in calo costante e per mantenere la nostra capacità produttiva è indispensabile avere impianti irrigui goccia a goccia, oltre ad efficaci reti di protezione per evitare che i frutti di bosco siano un eccellente alimento solo per gli ungulati. Coldiretti Pistoia ricorda che i frutti di bosco, che sulla montagna pistoiese hanno una eccellente qualità, creano un valore aggiunto notevole e sono un segmento dell'agricoltura ad alta intensità di manodopera. E questo è un ulteriore elemento positivo del comparto, e proprio per questo l'associazione chiede più sostegno da parte degli enti a questa attività spesso definita marginale. La cronaca adesso: ci sono tre intossicati in un incendio divampato questa mattina in una filatura nella zona di San Giusto a Prato. Tre operai intossicati e alcuni macchinari distrutti dalle fiamme. E questo è il bilancio dell'incendio di una fabbrica tessile avvenuto stamani in via del Malfante, nella zona di San Giusto a Prato. Fortunatamente il pronto intervento dei vigili del fuoco ha impedito al rogo di propagarsi all'intera struttura. Le fiamme si sono sviluppate all'interno della filatura Santa Benedetta attorno alle 8:30. L'azienda è gestita da cittadini pakistani e anche tutti gli operai sono di origine asiatica. I dipendenti, che stavano lavorando, quando hanno visto alzarsi le fiamme, sono scappati fuori, ma tre hanno inalato i fumi. È stato quindi necessario l'intervento del 118, che ha inviato due ambulanze della Misericordia. I tre operai sono stati soccorsi sul posto e poi trasferiti all'ospedale Santo Stefano, ma per fortuna non sono gravi. Intervenuta anche la polizia con le volanti, mentre i vigili del fuoco hanno fatto un primo sopralluogo per ricostruire quanto accaduto. Le cause sono probabilmente da attribuirsi a mancata pulizia dell'impianto, probabilmente dalla prima caldatrice, e da lì si è allargato a tutta la linea che loro definiscono assortimento, e praticamente bruciavano le buche sotto questi impianti e sono bruciati anche i macchinari. Torniamo a parlare della crisi della manifattura del panno di Casentino, così famoso, ma appunto a rischio chiusura. A Stia ieri i lavoratori in assemblea. Il panno casentino, eccellenza casentinese nel mondo, rischia di scomparire per sempre. Sono infatti partite 18 lettere di licenziamento ai dipendenti della manifattura qui di Sochi. È partita la procedura per avviare licenziamenti. Noi quelle lettere non le vogliamo perché qui le cose vanno bene, siamo in pienissima produzione. Fino all'anno scorso, in questo periodo, d'agosto, si era chiusi tutti i mesi, chiaro? Ecco, quest'anno a malapena chiuderanno 2 settimane perché c'è tanti ordini. È un paradosso, non possiamo sopportare, e siamo appunto qui.
in assemblea, perché dovremo decidere il da farsi, c'è da fare resistenza pura, non solo per autotutelarsi noi, per il nostro lavoro, ma anche per tutelare un patrimonio che è di tutti, che è quello del panno. Quali sono le proposte che porterete avanti? C'è anche nell'area una possibile occupazione? È evidente, noi come CGL, per difendere questa esperienza, che è un patrimonio culturale, oltre che difendere i posti di lavoro coinvolti e la tradizione che qui dentro si respira, basta entrare dentro lo stabilimento, non escludiamo nessun tipo di iniziativa. Noi ci siamo tutti sui 50 anni e quindi vi potete immaginare, rimanere senza un lavoro, una certezza stabile, insomma, al mondo di oggi avere un lavoro stabile vuol dire tutto. Mi fermo qui, grazie per averci seguito, buon pomeriggio.